Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Per il progetto di oggi ho utilizzato il filato che l'azienda Lane di Biella Coffile mi ha gentilmente inviato per poter realizzare questo originalissimo capo. L'azienda Lane di Biella Coffile è un'azienda italiana, si trova a Mongrando in provincia di Biella. Vende filati italiani prodotti da aziende italiane situate sul territorio biellese e sappiamo tutti che il territorio biellese è famoso in tutto il mondo per la produzione di filati pregiati. Io voglio ringraziare l'azienda Lane di Biella Coffil per il gentile pensiero che ha avuto perché mi ha dato l'opportunità di scegliere dal loro sito di e-commerce, dal loro catalogo online, tutti i filati che mi hanno particolarmente colpito. Ma voglio ringraziare soprattutto il signor Marco, il titolare dell'azienda, in quanto vi offre l'opportunità di acquistare i loro filati con uno sconto del 10%. In descrizione vi lascio il codice sconto. Passiamo subito al video tutorial. Per la realizzazione del mio progetto ho scelto due rocche di filato che sono veramente spettacolari, sia per la particolarità del filato che per la loro morbidezza. Il primo filato che ho scelto è il filato in pura lana 100% con il codice PL056. È di una morbidezza incredibile e si presenta in rocche da 500 grammi. In 100 grammi di questo filato si sviluppano 320 metri. Questa rocca costa 9 euro. L'altra rocca che ho scelto per le rifiniture delle maniche per realizzare il fiore pompon è una rocca veramente molto particolare. È leggermente pelosetta, ma è di una morbidezza e di una leggerezza incredibile. Questo perché? Perché è un misto lana composto dal 75% di lana merino e dal 25% di poliamide. 100 grammi di questo filato sviluppano 130 metri. Anche questa rocca costa 9 euro. Passiamo subito allora alla realizzazione del nostro progetto. Io sto lavorando con un uncinetto del numero 5. Per calcolare la vostra taglia dovete prendere la misura da fianco a fianco e trasformare quei centimetri in catenelle. Ad esempio, se voi avete da fianco a fianco 50 centimetri, farete 50 centimetri di catenelle alle quali poi andrete ad aggiungere altri 2 centimetri per le cuciture, quindi saranno 52 centimetri. Si lavora tutto il primo giro con il punto alto. Terminato il primo giro si fanno 3 catenelle, 1, 2, 3 e si comincia il lavoro in rilievo 1 a 1. Quindi filo sull'uncinetto, io punto l'uncinetto sulla parte posteriore del lavoro, scavallo la colonnina del punto alto sottostante e vado a realizzare un punto in rilievo dietro. Ora filo sull'uncinetto, punto l'uncinetto sulla parte anteriore del lavoro. Scavallo sempre la colonnina del punto e vado a realizzare un punto alto in rilievo davanti. Quindi devo realizzare tutto un giro facendo un punto in rilievo dietro, quindi entrando con l'uncinetto dalla parte posteriore del lavoro, scavallo la mia colonnina del punto alto sottostante e faccio il mio punto alto. Questo è il punto alto in rilievo dietro. Filo sull'uncinetto, scavallo il punto in questo modo, passo da dietro al punto alto sottostante, estraggo il mio filo e vado a lavorare un punto alto. Quindi proseguo lavorando un punto alto in rilievo dietro e un punto alto in rilievo davanti. Proseguo con questo schema per tutta la riga. Ho terminato la mia riga con un punto alto. Ho cominciato con le 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e ho terminato con un punto alto. Ora faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e volto il mio lavoro. Adesso devo realizzare un punto alto in rilievo dietro. È semplicissimo capire che tipo di punto dobbiamo fare, in quanto basta toccare la parte posteriore del lavoro, si sente il rilievo del punto e quindi noi andremo a lavorare i punti così come si presentano. In questo caso il primo punto da fare è il punto alto in rilievo dietro. Ora il punto è in rilievo davanti perché se passate il dito lo sentite, quindi punto alto in rilievo davanti. Bisogna proseguire lavorando i punti così come si presentano.
Ora proseguite per 7 cm lavorando il bordino con questo schema. Per velocizzare il video tutorial, io ho lavorato soltanto qualche riga con il bordino. Facciamo finta che io abbia lavorato tutta la misura necessaria, tutti i centimetri che mi servono. A questo punto qui devo iniziare a fare il primo giro con il punto alto. Volto il mio lavoro. E all'interno dello spazio sottostante, allora scusatemi, faccio una catenella, volto il mio lavoro, all'interno del primo punto vado a realizzare un punto basso e una catenella. Ora faccio un punto alto in ogni punto sottostante fino alla fine della riga. In questo modo. Vado a raccogliere tutti i punti e faccio un punto alto in ogni punto sottostante. Ho terminato tutta la riga di punto alto ed ora devo cominciare ad eseguire il mio diagramma. Quindi faccio una catenella, volto il mio lavoro, all'interno dello stesso punto faccio un punto basso e una catenella. Il lavoro lo dovete sempre iniziare in questo modo. Adesso bisogna saltare il punto seguente. E nel successivo si fa un punto alto. Filo sull'uncinetto, si torna indietro, si lavora al punto che si è saltato e si fa un punto alto. Quindi filo sull'uncinetto, si salta il punto seguente, nel successivo si va a lavorare il punto alto. Filo sull'uncinetto, si ritorna indietro e si lavora al punto che si è saltato. In questo modo noi facciamo un punto alto incrociato, vi faccio vedere ancora una volta. Filo sull'uncinetto, salto un punto di base, nel successivo lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, torno indietro e lavoro il punto che ho saltato e faccio sempre il mio punto alto. Ancora una volta, salto il punto di base, nel seguente faccio un punto alto. Filo sull'uncinetto. Punto l'uncinetto nella maglia che ho saltato e vado a realizzare il mio punto alto. Vedete, lo schema da seguire è sempre questo. Adesso voi eseguite questo schema per tutta la lunghezza desiderata. A fine tutorial vi dirò proprio le misure precise che ho utilizzato io per realizzare il mio capo. Quindi si lavora con questo schema il pannello posteriore e il pannello anteriore. L'unica modifica che bisogna apportare è la lunghezza del pannello anteriore, perché il pannello anteriore dobbiamo farlo un po' più corto del pannello posteriore, in quanto dobbiamo realizzare lo scollo. Il pannello posteriore misura 55 cm, il pannello posteriore invece misura 48 cm, perché ho interrotto la lavorazione a 7 cm prima del termine del pannello posteriore. Questo perché? Perché devo realizzare il mio scollo. Quindi, quando mancano 7 cm al raggiungimento della misura del pannello posteriore, bisogna interrompere la lavorazione e proseguire soltanto su 12 motivi. Quindi, contate i vostri motivi, mettete un marcapunti e poi proseguite con lo stesso schema in giri di andata e ritorno soltanto su questi 12 centimetri. E la stessa cosa andrà fatta logicamente anche sull'altra parte. In questo modo noi avremo realizzato le spalle, ecco, vediamo un po' se riesco a inquadrarlo bene, avremo realizzato le spalle e avremo lasciato lo scollo in questo modo, uno scollo abbastanza ampio perché poi vi mostrerò come stringerlo facendo il bordino di lavorazione. Allora, una volta che ho terminato di realizzare le mie spalle, devo procedere con le cuciture, vi mostro subito come fare. Per effettuare la cucitura bisogna mettere il capo sul rovescio, prendere due asole del pannello posteriore, due asole del pannello anteriore e fare la nostra cucitura. Vedete, l'asola è formata da due occhielli, vedete, da due fili, quindi io prendo i due fili del pannello anteriore, i due fili del pannello posteriore e vado a fare la mia cucitura. Quindi prendete tutta l'asola completa. E proseguite con la vostra cucitura fino a quando non avete agganciato completamente tutta la spalla.
La stessa cucitura va poi effettuata sui due lati dei pannelli per unirli tra di loro. Dopo aver terminato la cucitura sul lato, aver unito i due pannelli, bisogna cominciare a lavorare la manichina. Quindi ho agganciato il filo proprio nel punto di cucitura dove ho terminato la cucitura. Ho agganciato il mio filo e sono andata a fare un punto alto, scusate, in ogni punto sottostante. Tenete il punto un po' morbido, altrimenti poi il lavoro tira. Nel caso però vedeste che il lavoro, nonostante questo piccolo accorgimento, dovesse tirare troppo, in alcuni punti dove ad esempio c'è molto spazio, potete lavorare tranquillamente due punti alti. Una raccomandazione: contate il numero di punti che andate ad inserire nello scalfo, perché dovrà essere lo stesso poi per l'altra manica, per la realizzazione dell'altra manica. Quindi adesso lavoro tutto il primo giro e vi mostro come proseguire. Devo proseguire con la lavorazione a spirale perché ho terminato tutto il primo giro. Quindi invece di fare la classica chiusura con il punto bassissimo, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto di inizio lavoro e realizzo un altro punto alto. Ora proseguo lavorando un punto alto in ogni punto sottostante. Mettete un marcapunti dove avete iniziato la lavorazione, in modo che poi viene più facile capire dove bisogna chiudere il lavoro. Ora proseguo con questo schema lavorando 5 giri. Al sesto giro, anzi al quinto giro, scusatemi, vado a fare una diminuzione. Ho quasi terminato il quinto giro e negli ultimi due punti vado a lavorare una diminuzione. Quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto sottostante, lavoro mezzo punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto seguente, lavoro ancora mezzo punto alto, carico il mio filo e chiudo tutte le asole insieme. In questo modo ho fatto una diminuzione. Ora proseguo ancora lavorando 4 giri senza fare nessuna diminuzione. Terminato il quarto giro, io mi fermo perché ho raggiunto la lunghezza desiderata. Se voi preferite una manica un po' più lunga, proseguite con i giri di lavorazione. Se volete stringere leggermente la manica perché vi sembra un po' troppo larga, ogni 5 giri fate una diminuzione come vi ho appena illustrato. Termino di lavorare i miei 4 giri, poi vi mostro come fare la rifinitura. Ho raggiunto l'altezza desiderata della manica e ho proseguito facendo il bordo con il filato pelliccia. Ho agganciato il mio filo, ho fatto 3 catenelle e ho realizzato 3 punti alti, uno in ogni punto sottostante. Ho saltato un punto di base, ho realizzato ancora 3 punti alti, ho saltato un punto di base e ho proseguito con questo schema fino alla realizzazione del primo giro completo. Se invece voi desiderate un bordo più ondulato, un bordo più frou-frou, allora vi consiglio di lavorare un punto alto in ogni punto sottostante. Eseguendo la lavorazione che ho fatto io, il bordo sarà più lineare e più liscio, vedete, non è ondulato. Potete realizzare soltanto un bordo di una riga come ho fatto io, oppure potete realizzare più giri per avere un bordo più importante. Ora realizzo il bordo anche nell'altra manica e poi proseguo con il video tutorial. Per rifinire lo scollo mi sono agganciata con il filo nella parte posteriore, ho fatto 3 catenelle ed ora vado a fare un punto alto in ogni punto sottostante. In questo modo. Vado a lavorare lungo tutto il perimetro del collo, quindi lavoro anche sulle spalle, un punto alto in ogni punto sottostante, ritorno sulla parte anteriore e faccio anche qui un punto alto in ogni punto sottostante e termino la lavorazione con un punto bassissimo nella terza catenella di inizio lavoro. Termino il primo giro con un punto bassissimo nella terza catenella di inizio lavoro. Ora faccio 3 catenelle che mi sostituiscono al primo punto alto. Filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto in rilievo davanti, quindi in questo modo. Filo sull'uncinetto, lavoro un punto in rilievo dietro. Filo sull'uncinetto, un punto in rilievo davanti. Ora devo stringere un po' le dimensioni dello scollo, quindi devo fare delle diminuzioni. Per fare le diminuzioni devo procedere in questo modo. Carico il filo sull'uncinetto,
Allora, ho lavorato il punto in rilievo davanti, adesso devo fare il punto in rilievo dietro. Quindi prendo il mio punto e lavoro mezzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, passo sulla lavorazione del punto alto in rilievo anteriore, estraggo il mio filo e lavoro mezzo punto alto. Carico il filo e chiudo tutte le asole insieme. Ora faccio ancora, proseguo punto alto in rilievo dietro. Punto alto e rilievo davanti. In questo primo giro io vado a inserire in ordine sparso 10 diminuzioni. Termino la riga con un punto bassissimo nella terza catenella di inizio lavoro. Ecco fatto. Ora faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e proseguo con lo schema, lavorando i punti così come si presentano, quindi punto alto il rilievo davanti, punto alto il rilievo dietro. In questo giro io vado ad effettuare ancora 7 diminuzioni, sempre in ordine sparso. Il numero delle diminuzioni da effettuare dipende dal gusto personale. Se volete uno scollo molto pronunciato potete fare meno diminuzioni, se volete uno scollo un pochino più stretto aumentate il numero di diminuzioni. Faccio le mie 7 diminuzioni e vi mostro come proseguire. Ho terminato il mio giro e ho terminato anche di fare le diminuzioni perché ho raggiunto la misura desiderata. Ora lavoro ancora per 2 giri, poi taglio il filo e termino la lavorazione. Lo scollo è terminato e questo è il risultato. Adesso dobbiamo cominciare a lavorare la parte più creativa del nostro capo, quindi dobbiamo realizzare delle applicazioni da cucire successivamente poi sulla parte anteriore del gilet, della mini maglia. Allora, io per realizzare le applicazioni ho utilizzato sia il filato in pura lana perché ho realizzato anche dei fiori bianchi, vediamo un pochino, ecco se riesco a inquadrarli, ho realizzato il fiore bianco e poi ho realizzato anche dei fiori in contrasto con altri colori, sempre sulle tonalità del beige, del seppia, tonalità molto soft. Sul catalogo online dell'azienda Lana di Biella Cofil potete trovare tantissimi filati, tantissimi colori e potete scegliere di realizzare le applicazioni con il filato e i colori che volete. Io ho scelto questi colori perché avevo la necessità di realizzare un capo con queste tonalità. Per realizzare i fiori io ho scelto il filato Royale, una lana merino irrestringibile, made in Italy logicamente, prodotto dalla manifattura Rosis di Biella. Il colore è 84. È un filato veramente morbido, non ha bisogno di presentazioni perché questo filato è una nuvola. Ho già realizzato diversi progetti, sono veramente innamorata di questo filato perché è morbidissimo. Lo consiglio vivamente anche per la realizzazione di capi di bambini. Ho scelto il colore 84 e il colore 87. Allora, cominciamo subito realizzando il fiore. Per realizzare il fiore io faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Faccio solo 4 catenelle perché vado a realizzare successivamente dei pompon piccoli alternati a pompon molto più grandi, molto più voluminosi con il filato peloso. Quindi queste 4 catenelle di avvio con il filato chiaro servono per la realizzazione del fiore con il pompon piccolo. Quindi chiudo con un punto bassissimo. Ora faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro all'interno dello spazio che ho creato, dell'anellino che ho creato e lavoro un punto alto doppio. 2 volte il filo sull'uncinetto, entro ancora nello spazio che ho creato, quindi in questo modo, e vado a realizzare ancora un punto alto doppio. 2 volte il filo sull'uncinetto e realizzo ancora un punto alto doppio. Per terminare il primo petalo faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, entro all'interno del mio anellino e faccio un punto bassissimo. Sistemo bene con le mani. Ecco, ho fatto tutto il lavoro. Ora faccio ancora 4 catenelle, 1,
2, 3 e 4 e vado a realizzare un altro petalo, sempre tutto con il punto alto doppio. Proseguo realizzando 4 petali. Il fiore terminato, eccolo qua, e questo è il risultato. Ora, in ordine sparso, devo realizzare dei piccoli pompon ai quali poi applicare la corolla del fiore. Quindi ho realizzato dei pompon con il filato di lana e degli altri pompon invece con il filato peloso proprio per avere un fiore molto più grande. Allora, entro con l'uncinetto, dunque, vi mostro bene. Il dritto del lavoro è questo. Devo prendere il punto di traverso, quindi mi viene più comodo girare il lavoro. Aggancio il mio filo in questo modo e faccio una catenella. Ora mi alzo con 3 catenelle, una, due e tre. Tiro leggermente il codino per stringere l'aggancio del filo. Ora giro completamente il mio lavoro perché vado a lavorare i punti alti di traverso. Quindi entro nel punto, togliamo il codino che dà fastidio, entro nel punto e vado a realizzare un punto alto, un altro punto alto, sempre prendendo, vedete, il punto di traverso, il secondo punto alto, filo sull'uncinetto, lavoro il terzo punto alto, sfilo l'uncinetto, entro l'uncinetto nel primo punto, aggancio l'occhiello e vado a chiudere tutto il mio lavoro. Adesso prendo il mio lavoro in questo modo, nel primo punto disponibile vado a realizzare un punto bassissimo. Allora, in questo modo, vedete, ho chiuso, poi con le mani l'ho sistemata leggermente. Taglio il mio filo. Si sono impigliate anche le forbici. Ok, faccio la mia catenella, tiro bene per agganciare e ho realizzato, vedete, il mio piccolo pompone. Questi fili li faccio sparire sul retro del lavoro, quindi entro in questo modo, poi con l'ago, mi raccomando, andate ad agganciarli. Ora che ho realizzato il mio pompone, prendo il mio fiorellino e lo vado ad infilare all'interno, vedete, in pratica devo infilare il fiorellino sopra al pompon. È un pochettino difficoltoso, ma deve essere fatto proprio in questo modo perché altrimenti poi il fiorellino si perderebbe per strada. Invece, avendo il centro bello cicciottino, riusciamo a tenere il fiore agganciato anche senza cuciture. Ecco fatto, vediamo un po' se lo. Ok, perfetto. Ecco fatto, vedete? Ho sistemato il mio fiorellino. Adesso potete decidere se cucire il fiore come ho fatto io con i fiori più grandi, vedete, ho cucito i petali io ho utilizzato il filato di nylon trasparente, potete usare il filo da pesca oppure il filato dello stesso colore, è sufficiente un puntino al centro del petalo e il petalo resta aperto. Oppure potete decidere tranquillamente di tenere il fiore aperto in questo modo. Io sto pensando sinceramente di tenerlo magari aperto perché è veramente molto bello, mi piace anche così. I fiori grandi ho preferito cucirli perché si arricciavano troppo e non mi soddisfavano, mentre questi qui bianchi, che sono più piccoli, più sottili perché il filato è più piccolo, stanno bene anche inseriti soltanto in questo modo. Stesso procedimento per la realizzazione del pompon più grande. Vediamo subito come fare. Allora, sempre il filato bello pelosino, vado a sistemare un pompon magari in questa posizione. Ecco, vedete, ho girato il mio lavoro, quindi questo è il bordo iniziale. Io ho girato completamente il mio lavoro perché è veramente molto più semplice lavorare in questo modo. Quindi prendo il mio uncinetto e entro di traverso, estraggo il mio filo e lo vado ad agganciare. Ora faccio una, due, 3 catenelle e anche qui vado a lavorare 2 o 3 punti alti. Dico 2 o 3 perché
perché lo spessore di questo filato è molto grande. Se andate a lavorare 3 o 4 punti alti, vi viene veramente un pompone esagerato. Ecco, io penso basta, lavoro così. Chiudo sempre alla stessa maniera. Faccio una catenella però di sicurezza e vado ad agganciare con un punto bassissimo sul retro del pompon. Vado a chiudere tutto il mio lavoro. Risulterà magari un pochettino più complesso perché il filato è peloso e non si vede bene. Comunque, cioè, andate un pochino ad occhio, non è che ci sono dei problemi. Ecco fatto. Ora chiudo. E ho realizzato anche qui, guardate che bellino, ho realizzato il pompon. Li ho realizzati, vedete, di diverse misure. Ora anche qua entro sulla parte posteriore del lavoro con l'uncinetto, faccio passare il filo che poi andrò ad agganciare con l'ago. Vediamo un pochino così. Ecco fatto. Adesso dobbiamo realizzare il fiore con il filato in contrasto. Dato che il pompon è un pochino più grande di quello realizzato con la lana, dobbiamo montare più catenelle. Vado a montare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e le chiudo a cerchio. Vi consiglio, quando realizzate le vostre catenelle, poi di fare una prova per vedere se riuscite a farlo passare attraverso l'anellino. Vedete? Deve esserci un pochino di... Ecco fatto, guardate, ci passa benissimo. Deve essere un pochino stretto l'anellino, altrimenti, mi ripeto, il fiore lo perdete per strada. Adesso vado a realizzare il fiore con con la stessa procedura. Quindi 1, 2, 3, 4, 2 gettati e vado a realizzare il mio punto alto doppio. Le dimensioni dei petali sono determinate dal numero di punti alti doppi che noi andiamo a lavorare. Più facciamo punti alti, più il petalo risulta grande e quindi di conseguenza anche il fiore avrà delle dimensioni maggiori. Potete anche decidere di fare soltanto un bel fiore centrale, quindi si realizza il pompon abbastanza sostenuto, abbastanza grande, e poi si va a lavorare un bel fiore e lo si mette in centrale, in stile guru. Quindi 1, 2, 3, 4, punto bassissimo, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e si prosegue fino alla realizzazione di 4 petali. Ho terminato di realizzare anche questo fiorellino ed ora lo vado a inserire, ecco fatto, dove ho fatto il mio pompon pelosino. Adesso vedrò se cucire i petali oppure se lasciarlo così. Guardate, bello anche così con i petali leggermente arricciati. Io ho fatto dei piccoli pompon sistemati in ordine sparso su tutta la parte anteriore e non tutti li ho riempiti, diciamo, li ho utilizzati per creare i fiorellini. Ho lasciato dei pompon vuoti e mentre altri invece li ho utilizzati per creare i fiorellini. Ho creato così un effetto un po' naif. Allora, adesso io aggancio tutti i fili di lavorazione, metto il mio capo sul manichino e vi mostro il risultato finale. Il progetto è terminato e questo è il risultato finale. Durante le riprese video ho avuto dei problemi con la fotocamera, vi chiedo scusa se il video non è dei migliori, cercherò di fare meglio la prossima volta. Vi saluto, ringrazio l'Anne di Biella Cofil per il pensiero che ha avuto per voi, offrendovi uno sconto del 10% che ho messo in descrizione. Ringrazio tutti voi per aver seguito il mio video tutorial e per continuare a seguirmi. Vi abbraccio e mi raccomando, se il video tutorial vi è piaciuto, regalatemi un like.